Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Oggi, come da titolo, sono qui per parlarvi di Il collezionista di stelle, serie yaoi completa in due volumi. Il primo è uscito ad agosto dell'anno scorso, il secondo è abbastanza recente, è uscito in questi mesi. Finalmente ho letto anche il secondo e quindi sono qui per parlarvene. È edito dalla Manga Senpai, il prezzo è di 6,90 a volume, abbiamo una sovracopertina, dopo vi faccio vedere bene l'edizione. È fatto come se fosse un manga, in realtà tecnicamente è un fumetto europeo, in quanto le autrici sono tedesche e sono Anna Backhausen e Sophie Schoenhammer. E anche i disegni vedrete poi che sono abbastanza distanti dallo stile manga, come ordine di lettura è proprio come se fosse un manga. Vi mostro i volumi, questo è il primo, la sovracopertina è lucida, a me piacciono un sacco queste sovracopertine, dietro abbiamo la trama come classico che sia, costina blu. Una volta aperto si presenta così, sotto è meraviglioso perché abbiamo questa copertina molto chiara, molto acquarellosa con i nostri protagonisti e un altro personaggio principale e le alette della sovracopertina sono fatte così. E poi abbiamo il secondo volume, veramente bella la copertina, a me piace tantissimo. Dietro è invece così, costina rossa, bordeaux, mi piace un po' meno. Al di sotto è così, quindi abbiamo comunque qualcosa di bello anche sotto a questa sovracopertina. Mentre le alette si presentano in questo modo. Non ci sono pagine a colori, maledizione, malgrado questo che assolutamente non le toglie nulla, è veramente una meraviglia, proprio per la cura delle copertine. A me personalmente non piace molto l'accostamento blu-bordeaux, però va bene, ce lo teniamo così. Ve ne ho già parlato in un video prima impressioni un po' di tempo fa, quindi se vi può interessare per sentire la trama un po' più dettagliata e anche per sentire qual era la mia opinione iniziale a riguardo, che adesso un pochino è cambiata, ve lo lascio comunque qua in alto nelle schede, quindi potete dare un'occhiata anche a quello. Non mi soffermerò troppo sulla trama, vi dirò giusto qual è la situazione iniziale, ma partiamo subito. Il nostro protagonista è Finn, questo ragazzo qui. E qui già apro una parentesi, che non mi è chiarissima. Finn frequenta la scuola, ma non so quale, nel senso che io davo per scontato che fossero le superiori. Certo è un contesto diverso da una scuola superiore che abbiamo qui, piuttosto che quella che vediamo in Giappone, e soprattutto non è un contesto che noi vediamo effettivamente nella storia, non è una storia scolastica. Qualche scena è ambientata negli ambienti scolastici, più che altro all'esterno, di conseguenza che scuola frequentano? Ho provato a dare un occhio velocemente al retro dei volumi, anche alle domande e risposte che c'erano alla fine del secondo volume, ma non ho trovato risposta come effettivamente a questo punto non so quanti anni hanno. Certo i nostri protagonisti fumano, bevono, vanno alle feste, ma se pensiamo a una scuola superiore americana non mi sembra una cosa troppo impossibile da associare alle superiori. Quindi se da qualche parte c'è scritto che frequentano l'università, e voi l'avete trovato, l'avete notato, fatemelo sapere perché per me effettivamente non è stato per niente chiaro questo punto. In ogni caso il nostro protagonista è Finn, questo ragazzo. Nelle prime scene del fumetto lo vediamo con la sua ragazza Zoe ed è proprio all'inizio delle vicende che lei lo lascia. Una sera Finn si trova da solo su questa collina dove lui si ritira in solitudine per fumare, per riflettere, che proprio sono le cose che sta facendo in quel momento, e sarà proprio qui che incontra Nico, quest'altro ragazzo. Nico si trova lì per guardare le stelle, ha infatti con sé un telescopio, e i due all'inizio non andranno proprio subito d'accordo, anzi si scontreranno. Nascerà però presto un interesse che andrà a svilupparsi, e leggendo scoprirete come. Vediamo subito qualcosa dei disegni. Qui abbiamo Zoe. Tra l'altro nella lettura noterete che i protagonisti femminili hanno tutti i capelli corti. Quindi vabbè non è una critica, però già dal primo volume l'avevo notato. In ogni caso i disegni a me piacciono veramente tanto. Qua abbiamo già Finn e Nico. È un disegno appunto che io trovo distante dallo stile manga. O meglio, si capisce che non è un manga, si capisce che è uno stile un po' più da fumetto. Ma non per questo bisogna farsi fermare dal leggerlo, perché trovo che sia veramente una bella lettura.
Anzi, è un disegno che mi ha fatta proprio fermare a rimanere e osservare certe scene, cosa che è successa in realtà nel primo volume più che nel secondo, ma perché forse abbiamo più primi piani di questo tipo, mentre nel secondo un po' meno, ma anche nel secondo ci sono tante cose belle, tanti visi ben delineati, tutti molto diversi, tutti che non si confondono l'uno con l'altro, quindi è un disegno che veramente apprezzo molto. Come vi dicevo, a me è piaciuto molto, trovo che i personaggi siano ben caratterizzati e che la storia riesce a prendere, coinvolgere e sorprendere in vari punti. In realtà, la parte che più mi ha sorpreso per un susseguirsi magari di cose improvvise è stata la prima parte che vediamo nel primo volume, mentre nel secondo è stata un pochino più seria come tematiche che vediamo all'interno, sulle quali non entro nello specifico. È stata comunque una bella parte anche questa ed è stata coinvolgente di sicuro, però in effetti ripensandoci a lettura terminata c'è questa differenza tra una parte e l'altra. Io ve la consiglio a prescindere, ma se voi non avete mai letto Yaoi e volete comunque approcciarvi al genere, questa è proprio ottima. Vi ho detto che è uno Yaoi e non uno Shonenai, perché a un certo punto le scene esplicite le abbiamo, ma sono qualcosa di veramente delicato, di minimo, non esagerato e non ci si calca la mano. Se al contrario volete acquistarlo sperando in una storia veramente esplicita che calchi molto la mano su questo aspetto, vi ritroverete davanti ad un'opera totalmente diversa, perciò il consiglio è quello di acquistarlo per la storia, se vi ispira. Devo dire però che se il primo volume dà l'impressione di essere completo, di essere potenzialmente un volume unico, veramente completo, soddisfacente, malgrado certo le questioni che vengono aperte alla fine, che però se trattate velocemente, se sviscerate in qualche modo in qualche altra pagina, oppure se non introdotte, appunto questo volume sarebbe stato completo. Invece il secondo volume mi ha dato un'impressione completamente diversa. Infatti devo ammettere che avrei voluto addirittura avere un terzo volume, perché qui si aprono talmente tante tematiche interessanti da approfondire che non dico sono trattate male, ma non sono trattate. Se ne gratta proprio la superficie. Non parlo di tutte, ma effettivamente tirano fuori molte più cose di quelle che poi andremo a vedere. Una di queste tematiche viene effettivamente affrontata, esplorata un po' di più. Un'altra è così com'è, devono accettarla e fine, non se ne parla più. Ma volendo si poteva approfondire anche quella. Un'altra viene fatta passare veramente per un niente di che e si risolve da sola. E ad un'altra si accenna, ma avremmo potuto vedere magari una risoluzione, un approfondimento anche di quella? Quindi sì, secondo me ci sono volendo quattro tematiche qua dentro, di cui se ne affronta una. Adesso non voglio entrare nello specifico per non rovinarvi la sorpresa, quindi se l'avete letto e non siete d'accordo con me o non state capendo a cosa mi sto riferendo, possiamo parlarne nei commenti. Non mi dispiace in realtà il modo in cui poi effettivamente vediamo questa tematica che non mi aspettavo. Non mi aspettavo tutte queste cose, che sono tante, però poi finisce e basta, e non le abbiamo effettivamente viste tutte. E finisce tra l'altro in un modo immediato che per me non è soddisfacente. Insomma, avrei voluto vedere di più, anche semplicemente un capitolo in più per vedere una conclusione un po' più bellina, un po' più fatta bene, un po' più di mio gusto più che altro, non lo so. Tra l'altro ne approfitto per dire una cosa, sia nel primo volume sia nel secondo ci sono dei punti che per me non sono poi così chiari, proprio a livello di dialoghi. C'è qualcosa di non così lineare nei dialoghi e non so se è un problema di traduzione o è un problema proprio dei dialoghi, ma ci sono delle cose che io ho sorvolato e sono andata avanti, però non è che effettivamente ho capito, anzi mi hanno fatto abbastanza strano per come erano state messe giù. Purtroppo nello specifico non vi so dire perché non so dove erano questi punti, anche se il primo volume l'ho letto 2 volte e entrambe le volte mi ha fatto questo effetto. Non è sempre nel corso di tutta la storia, ci sono dei punti precisi, quindi se anche voi avete notato una roba del genere, fatemi sapere.
Comunque rimane una serie che vi consiglio. Vi ho detto che mi è piaciuto molto, così è. Veramente una lettura piacevole. In due volumi è completa, quindi è abbastanza corta per me, ci si può anche buttare e acquistarla. Tra l'altro è uscito un cofanetto che li contiene entrambi, e a saperlo prima avrei preso quello, però prima è uscito il primo volume e dopo è uscito il cofanetto, o addirittura dopo il secondo volume, di conseguenza io li volevo subito questi volumi e non avevo idea che sarebbe uscito il cofanetto. Quindi per voi che magari non l'avete ancora acquistato, c'è anche quest'altra possibilità. Quindi io ve la consiglio, se l'avete letta anche voi fatemi sapere cosa ne pensate. Spero che arriveranno altri fumetti non manga, sempre del genere Boys Love, da noi. Sempre come fumetto Boys Love deve uscire anche Heartstopper. E poi ci sono i fumetti che stanno uscendo per l'editoriale Cosmo, quindi qualcosa abbiamo. Io personalmente adoro questi fumetti Boys Love che non sono manga, perché alla fine vediamo qualcosa di non proprio diverso, però che riesce a distaccarsi molto, e anche gli stili di disegno io apprezzo veramente molto. Quindi niente, sono sempre contenta se ne escono di nuovi. Questo è tutto per il video di oggi, spero di non aver dimenticato niente, ma in tal caso ve lo aggiungo nella descrizione, quindi dateci sempre un'occhiata per sicurezza. Vi invito a fare le solite cose, mettere mi piace, commentare, condividere il video per far conoscere questo manga anche ai vostri amici e iscrivervi, che siete anche voi i benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io vi saluto e ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Come ordine di lettura. Come ordine di lettura, però, è come. E anche per sentire la mia opinione iniziale, io ve lo lascio linkato nelle. Io vorrei solo un po' di silenzio. Mi sono accorta.